Buongiorno, buongiorno al consigliere Andrea Bertani, ben tornato nella nostra trasmissione e c'è anche una novità nel suo ruolo in regione perché lei da qualche giorno è il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle. Allora innanzitutto auguri, e sarà un compito impegnativo perché ci stiamo avvicinando fra circa un annetto alle elezioni, esatto, anche meno ormai, alle elezioni regionali. Allora, c'è qualche notizia che lei vuole commentare tra quelle del giorno? Abbiamo parlato di primarie del PD. Beh, per le primarie del PD, diciamo, è sempre bello vedere tanta gente che va a esprimere il suo voto. Poi dopo, sugli entusiasmi, farei qualche commento, nel senso che sembra che si siano vinte le elezioni regionali e le elezioni nazionali, invece è una consultazione interna ad un partito. Noto il fatto che c'è stato un calo abbastanza importante, solo a Bologna mi sembra un 15% in meno, ma se poi lo raffrontiamo, mi sembra, con le primarie di Veltroni, quando ci furono 3 milioni e 600 mila persone, questa volta ne sono andato 1.6 milioni, quindi dall'epoca d'oro il calo nel PD sta continuando. L'altro aspetto che a me un po' colpisce è che la polemica che viene fatta sempre nei confronti del Movimento 5 Stelle quando fa le sue consultazioni online sulla piattaforma Rousseau, perché non sono sicure, perché non vanno bene, perché ci sono rallentamenti. Poi ieri, guardando un po' i social, si vede la giornalista di Fanpage che è andata a votare 11 volte nei seggi del PD. Quindi le critiche ci stanno al Movimento 5 Stelle, però diciamo che quando vengono fatte uno deve guardare un po' anche in casa sua, e questo è l'invito che faccio al PD. Infine, sicuramente facciamo gli auguri a Zingaretti, però visto che ieri è volato subito sui cantieri fantasma del TAV, secondo me è bene che lui oggi voli velocemente a Trapani, dove un ex consigliere regionale del PD, candidato questa volta ma non rieletto, è stato arrestato in un'indagine per mafia per il voto di scambio politico-mafioso. Penso che abbia molto da fare su questo aspetto Zingaretti all'interno del suo partito. E quindi insomma il tema della contendibilità della regione, adesso stiamo parlando si parla di un risveglio insomma degli elettori del Partito Democratico, anche se giustamente lei dice chi va ai gazebo non è detto che poi trasformi il proprio voto, esatto, in sede elettorale, però insomma di questo si parlerà molto, perché tra l'altro è stato anche autore di una question time in assemblea legislativa per chiedere la data del voto regionale. Esatto. C'era bisogno di fare chiarezza su questo. C'era bisogno di fare chiarezza perché la nostra legge elettorale prevede che il voto si debba tenere entro 4 settimane prima dalla data delle ultime elezioni, che ci furono il 23 di novembre del 2014, quindi la prima data utile è a ottobre, e in realtà nel frattempo è intervenuta una nuova normativa nazionale che dà la possibilità di votare anche 60 e in altri 6 giorni successivi dopo la data delle elezioni. Siccome c'erano tante voci di corridoio, secondo me era giunto il momento che la giunta chiarisse la sua posizione. La posizione appunto è che si può votare, la finestra è da metà fine ottobre fino al 26 di gennaio. Adesso ci aspettiamo che poi il presidente, che è Bonaccini, che è quello che ha l'onere e l'onore di assieme alla Corte d'Appello di definire la data esatta. Ce lo faccia sapere, perché ci sono vari provvedimenti di legge in cantiere e hanno dei tempi. C'è la possibilità per iniziative di legge popolari che vanno presentate entro 6 mesi dalla fine della legislatura, quindi è un'informazione importante per chi vuole presentare progetti di legge. C'è la discussione del PRIT, che è il piano regionale delle infrastrutture, che ha delle scadenze, e anche queste sono importanti, quindi sapere quando ci saranno le elezioni è importante per i cittadini, ma anche per il lavoro che dobbiamo fare in regione. E c'è anche il tema del bilancio, perché il bilancio normalmente viene approvato entro l'anno, esatto, dicembre,
insomma, il mese caldo in regione per l'approvazione di questo importante provvedimento e quindi insomma, sapere se si va a votare prima o dopo la definizione del bilancio cambia, no? Esatto, anche politicamente. Anche qui c'è un'opzione che potrebbe essere quella di votare un bilancio abbastanza in maniera anticipata, di modo che poi chi entrerà in regione si trovi già un bilancio sul quale poter lavorare, altrimenti dovrà entrare con un esercizio provvisorio che è un po' complicato per la partenza. Questa è una discussione che sicuramente sarà da fare in regione. E a proposito di bilancio, lei è anche vicepresidente della commissione bilancio e oggi sarete in commissione per continuare un approfondimento sulla legge che riguarda i servizi idrici e i rifiuti. Andate ad approfondire? Che cosa sta succedendo su questo tema riguarda tutti i cittadini, perché ognuno di noi è utente di questi servizi. Esatto. Riguarda la legge 23 del 2011, che è quella che ha istituito un unico ambito regionale, che è quella che ha istituito Atersir, che è quella che diciamo governa un po' il servizio rifiuti e il servizio idrico, e ogni 3 anni questa legge viene valutata. E giovedì scorso abbiamo fatto un primo step in cui abbiamo ascoltato i tecnici regionali, i tecnici di Atersir. Oggi io ho ritenuto importante convocare 2 tecnici che sono i consulenti della Commissione 1 per sentire anche il loro parere su come questa legge è andata fino ad oggi, e anche il comitato consultivo degli utenti, che è formato da aziende ma anche da consumatori, per sentire qual è la loro opinione. La nostra opinione è già chiara: questa legge mostra tutti i segni delle sue difficoltà, di quello che ha creato, perché le gare per i rifiuti sono in stallo dal 2011, in quasi tutte le province della regione le convenzioni per la gestione del servizio dei rifiuti sono in proroga senza che ci siano state gare. Abbiamo avuto anche delle segnalazioni dell'ANAC e delle segnalazioni dell'autorità per la concorrenza del mercato, perché alcune gare sono state impostate, ma queste sono state fatte su bacini troppo ampli e per un periodo di anni troppo lungo, 15 anni, impedendo quindi che ci sia una vera concorrenza e quindi l'abbassamento delle tariffe, il miglioramento dell'efficienza, e quindi rischiamo di rimanere un sistema inchiodato, che è quello dei grandi gestori che ad oggi sono in proroga e domani probabilmente saranno quelli che vinceranno le gare. Quindi il sistema rimane bloccato. Secondo noi questa legge va riformata. È una legge del 2011, esatto. E quindi insomma ha 8 anni, e in 8 anni a suo giudizio quindi non c'è stata questa trasformazione che doveva promettere? No, che prometteva. La prospettiva di quella legge era quella di mettere questi servizi a mercato, perché prima questi servizi essenzialmente erano gestiti dalla società in house, poi si decise anche a livello nazionale ed europeo che questi erano servizi che andavano a mercato. Noi fra l'altro siamo a contrario, soprattutto per il mercato dell'acqua, perché l'acqua è un bene primario e non deve stare sul mercato, ma questo è un altro discorso. E quindi si fecero le grandi aggregazioni delle utility, che diventarono multi utility, furono quotate in borsa, e questa legge fu fatta per avere un unico ambito regionale e mettere i servizi a gara, ma questa legge non ha funzionato. Passiamo a un altro argomento, perché abbiamo visto che Zingaretti è andato in Piemonte per la questione TAV, e io qui tiro fuori nuovamente il discorso delle infrastrutture. Ho trovato questo articolo sul Resto del Carlino, Ferrara: ci spadana fondo di Lega Ambiente, non è la risposta alle nostre esigenze. Il presidente della regione Bonaccini a favore dell'infrastruttura, ma per l'associazione ci sono altre priorità. Mentre Bonaccini e il sindaco di Bologna Merola chiamano tutti a raccolta per una manifestazione sabato, non mancano voci contro. Quindi ci sarà questa manifestazione promossa tra l'altro dagli imprenditori, dei costruttori e per le grandi infrastrutture. Leggo la notizia con un'altra che invece riguarda la ristrutturazione di un'infrastruttura che esiste ed è fondamentale, ne avete discusso anche in assemblea legislativa, che è quella dei lavori sulla E45
Dopo la chiusura, sul tavolo i danni a imprese e cittadini e gli ammortizzatori sociali. Oggi alle 14.30 è atteso l'incontro con i sindaci dal ministro, incontro a Roma al ministero. Quindi ovviamente sarà convocato anche il presidente della regione Stefano Bonaccini. Allora, una battuta sulle infrastrutture e questo incontro che si terrà a Roma. Partiamo con ordine. Intanto questa manifestazione di sabato prossimo con questo Bonaccini di lotta di governo, un governatore di regione che fa una manifestazione contro il governo mentre dovrebbe essere, diciamo, un interlocutore istituzionale, a me sembra un po' paradossale. Venendo però al tema, intanto fra l'altro Bonaccini vuole manifestare a favore della Cispadana, ma non è il governo che è responsabile della Cispadana, la risposta è già stata chiara, è un'infrastruttura regionale e la regione deve decidere se è opportuno se farla o meno e deve anche tirare fuori soldi. Il problema è questo, infatti, che Bonaccini non ha i soldi probabilmente per finanziare la parte che manca. Al di là di questo, noi siamo come Legambiente contrari a questa infrastruttura, nel senso che è vero che lì c'è una necessità infrastrutturale, ma può essere benissimo risolta con una viabilità di tipo veloce ma non autostradale, che comporterebbe un investimento e un impatto ambientale non compatibile. Dobbiamo sempre valutare che per le quello che stiamo portando, diciamo, anche al governo nazionale è che le opere vanno valutate per quello che sono come costi e benefici. Ogni opera ha un costo e un impatto e ha anche dei benefici. Alcune opere superano questo test, altre no. La Cispadana, secondo noi, non lo supera. In regione ci sono esigenze trasportistiche, ma soprattutto è importante il nodo di Bologna, dove si sta discutendo, noi stiamo come governo proponendo un piano alternativo per il passante, dove però l'aspetto fondamentale è pensare al trasporto pubblico e al trasporto su ferro. La regione e i governi precedenti su questo non hanno mai investito ed è qui dov'è il vero futuro. Per arrivare alle 45, anche qui si è per anni sognato grandi infrastrutture, le 45 doveva diventare una grande autostrada come si sogna per la Cispadana, ma nel frattempo si è dimenticata di fare quello che deve fare un buon padre di famiglia, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. Poi ci ritroviamo con questi danni che adesso giustamente i sindaci e le popolazioni locali chiedono una mano, e quindi oggi anche noi abbiamo sollecitato già da tempo questo incontro e siamo contenti che oggi ci siamo riusciti per vedere di attuare gli ammortizzatori sociali per le aziende che ovviamente sono in crisi, però se ci dimentichiamo di fare e di investire in manutenzione ordinaria e straordinaria nelle infrastrutture che ci siamo già, ci ritroviamo a questo passo. Fortunatamente quando c'è stato questo danno e il ministro Toninelli convocò subito i sindaci, è venuto a fare un sopralluogo già quando le 45 è stata riaperta parzialmente, c'ero anch'io e alcuni colleghi parlamentari, Toninelli si era preso l'impegno di fare presente al MISE che c'era questa necessità e quindi oggi c'è questo tavolo. A breve si spera che le 45 poi venga riaperta anche al traffico pesante, perché Toninelli ha impegnato ANAS a fare quei lavori di adeguamento che possano rassicurare la procura, che è quella che poi aveva chiuso il viadotto, quindi ci sono alcune prescrizioni che vanno temperate queste prescrizioni, probabilmente a breve sarà riaperto anche al traffico pesante e poi potrà finalmente partire la manutenzione che era già stata poi appaltata. Quindi i sindaci andranno a batter cassa, in poche parole, insomma, esatto. E vedremo che cosa riusciranno ad ottenere. A batter cassa per un danno che c'è, perché chi ha governato fino ad oggi, negli ultimi 20 anni, non ha pensato che è fondamentale la manutenzione delle infrastrutture, prima che sognarne di nuove e di inutili soprattutto. Quelle utili noi siamo per farle. Senta, le chiedo una battuta perché è coerente con quello che lei stava dicendo in qualche modo. Voi chiedete che si investa di più sul trasporto pubblico e meno sulle infrastrutture. È coerente in quanto ci richiama un po' il tema dello smog, è così? Esatto, purtroppo
gli sforamenti per quanto riguarda il particolato, i PM10 e i PM2,5 portano a fare attuare quello che è il piano aria, un piano che per noi comunque è insufficiente perché, diciamo, oltre ai blocchi e ai divieti andavano fatte delle azioni preventive già da diversi anni, che vuol dire investire nel cambiamento degli impianti di riscaldamento e quindi favorire ad obbligare chi ha impianti obsoleti ed inquinanti a cambiarli, e stessa cosa per quanto riguarda le auto. Bisogna utilizzare sempre meno l'auto, ma anche i trasporti di merci su gomma. Su questo si è investito sempre troppo e troppo poco. Finalmente arrivano gli incentivi del governo per il ricambio del vecchio parco auto, quindi chi vuole dal 1° di marzo, chi vuole acquistare un'auto a minore impatto avrà degli incentivi, l'eco bonus fino a 6.000 euro. Finalmente, dopo anni che insistiamo, anche la Regione qualcosa ha messo, in maniera però insufficiente ed incoerente, perché il bonus che la Regione fa non fa il paio col bonus nazionale, perché mentre a livello nazionale vengono incentivate le auto a seconda di quello del carico emissivo, quello regionale non incide su questo. Comunque, diciamo, da marzo di quest'anno le opzioni per cominciare a cambiare auto ci sono, sicuramente tutto il resto è l'investire sul trasporto pubblico, perché dobbiamo cambiare le auto, ma dobbiamo anche cambiare abitudini, cioè dobbiamo imparare che quando è possibile usare il trasporto pubblico dobbiamo usarlo quello, ma il trasporto pubblico ci deve essere. Parlando di investimenti del governo e di insomma, nuovi provvedimenti, oggi si parla naturalmente sui quotidiani nazionali e anche locali del reddito di cittadinanza. Stiamo per chiudere la nostra trasmissione, però io volevo da lei un commento. Qui abbiamo preso le pagine della Gazzetta di Modena, il Nazionale fa questa pagina: il reddito è al via, richieste da domani e primi pagamenti previsti per maggio. Intanto i CAF, adesso questo è il caso di Modena, ma credo che se ne parlerà tantissimo anche nei prossimi giorni, CAF modenesi presi d'assalto per il reddito di cittadinanza. Ieri mattina 500 telefonate, organici rafforzati, già 300 gli appuntamenti. Questa è un traguardo per il Movimento 5 Stelle. Una buona notizia. Noi in Regione già nel 2015 presentammo un progetto di legge regionale, già nella scorsa legislatura a livello parlamentare presentammo questo progetto, facemmo anch'io partecipai le marce da Perugia ad Assisi per evidenziare questa necessità che c'è e che c'era, perché abbiamo con la crisi abbandonato una fetta di popolazione in una povertà che è sempre aumentata proprio perché il lavoro mancava, quindi ci sono persone che si sono trovate in un periodo in cui non trovano lavoro. Il reddito serve a rimettere in moto queste persone, a rimettere in moto la ricerca del lavoro. La notizia che mi ha colpito in questi giorni è un centro dell'impiego di Rimini che dice finalmente vediamo persone che erano anni che non vedevamo più, cioè sono le stesse persone che avevano perso la speranza di cercare un lavoro e di attivarsi. Noi stiamo riattivando le persone e nel frattempo gli stiamo dando una possibilità di vivere in un periodo nel quale non trovano lavoro, nel quale devono formarsi. Intanto che si formano, i centri del lavoro vengono rafforzati e gli offriranno delle opportunità di lavoro. Ovviamente dobbiamo andare a regime, quindi in questi giorni ci sarà un po' di file, un po' di caos, ma è anche il segno di un paese che si sta rimettendo in moto. E la Regione Emilia-Romagna è attrezzata con i propri centri per l'impiego per poter appunto portare a termine questo mandato che la legge dà alle regioni poi alla fine? Un pilastro fondamentale sono i centri per l'impiego, che per anni purtroppo sono stati abbandonati al loro destino con poco personale e con poco rinnovamento. Noi stiamo chiedendo che la Regione si attivi, abbiamo chiesto fra l'altro nell'ultima assemblea che la Regione sostenga e dia una mano al governo nel rafforzamento appunto dei centri dell'impiego e che esca un po' dalla polemica riguardo ai navigator, riguardo al fatto che questo reddito non funzionerà, dando un sostegno, perché poi è importante per i cittadini della nostra regione che questi sistemi funzionino.
La risposta del PD è stata un po' ambivalente, perché ci dice: ma il REI era tanto bello e il RES era tanto bello, ma in realtà il reddito di cittadinanza è anche un ampliamento della platea e di quegli sforzi. Le critiche che arrivano dal PD secondo noi sono strumentali, e io spero che la Regione metta tutti gli strumenti e tutta la forza che ha nel far funzionare i centri per l'impiego e nell'aiutare i cittadini della nostra Regione, perché questo è uno strumento veramente importante e atteso da tanto tempo. E vedremo nelle prossime settimane come procederà. Noi siamo arrivati alla chiusura della nostra trasmissione. Grazie ad Andrea Bertani per essere stato